13 storie per raccontare l'Irpinia, 13 racconti d'autore inediti che rappresentano un vero atto d'amore per questa terra, sono stati raccolti nell'antologia dal titolo È verde il paradiso. L'incontro si è tenuto nel circolo della stampa di Avellino ed è stato moderato dal collega Bruno Guerriero. Il libro, stampato dalla tipografia Le ali di carta, presso la casa di reclusione di Sant'Angelo Lombardi, ha l'obiettivo di far conoscere luoghi reconditi dell'Irpinia. All'evento presenti anche i sindaci e gli amministratori dei comuni interessati. Abbiamo scelto dei racconti che sono affidati alla sensibilità e alla penna di ognuno di noi, che ha modo e tecnica e stile diverso e sensibilità soprattutto di raccontarlo. Allora c'è il racconto surreale, c'è il racconto che infila dentro alla storia, ci sono racconti che nascono dalla fantasia, insomma sono variamente organizzati questi racconti. Hanno tutti però una caratteristica, quella di cavare dalla storia l'humus della nostra terra, le nostre tradizioni, le nostre abitudini, il nostro dialetto, la nostra storia, insomma c'è un po' di tutto. Il punto di forza dell'Irpinia sta proprio nel titolo, sembra strano, ma abbiamo cercato di racchiudere quelle che sono le essenze di questa provincia, il verde che è come dire l'elemento caratteristico, anche se è un verde che si sta sempre di più attenuando per le contaminazioni ambientali, e poi questa idea del paradiso, cioè una terra ancora come dire, che mostra una sua verginità, è una terra però anche di bellezze struggenti sia dal punto di vista naturalistico sia dal punto di vista come dire, delle bellezze artistiche. Quindi è questo il messaggio.